Ci troviamo a Vercelli con il confermato presidente della provincia, Carlo Riva Vercellotti, che da oggi farà il suo secondo mandato. Beh, intanto dedico questa vittoria molto ampia nel risultato, perché nessuno poteva immaginare una vittoria con un divario così ampio. Fino a qualche mese fa qualcuno diceva che il PD mi avrebbe doppiato, o che comunque la distanza era talmente impossibile da colmare, che forse eravamo vicini. In realtà c'è stato un divario talmente ampio da poter dire che ho quasi doppiato il mio avversario. Questo è positivo, ma quando arrivano dei risultati così bisogna anche dire grazie a chi in questi anni mi ha dato una mano, a tutto il lavoro fatto in questi anni con gli amministratori che con me hanno condiviso 5 anni di impegno, lavoro, sobrietà e serietà. Un ringraziamento è dovuto naturalmente a tutti gli amministratori che mi hanno spinto a ripresentarmi, a ricandidarmi, e mi hanno spinto in questa campagna elettorale. Io non avevo nessun poliguro alle spalle, non avevo segreteria di partito, non avevo regione, stato, non avevo nessuno che mi dava una mano, se non la passione, la volontà, la voglia, il piacere di combattere una partita difficile, difficilissima, insieme a tanti amministratori locali e tantissimi sindaci. E questo direi che è stata una bellissima scommessa vinta insieme. E ho anche una dedica particolare anche alla mia famiglia, che è stata particolarmente vicina in questi mesi. Da oggi si riparte, perché i problemi iniziano, come ben gli amministratori sanno, il giorno dopo che si è eletti. I grandi problemi, le province in un momento drammatico da un punto di vista finanziario. Tra 2 giorni saremo di nuovo a Roma a battere i pugni col coltello in mezzo ai denti, perché è giusto che i nostri servizi, i nostri territori non subiscano ulteriori torti rispetto a quelli che hanno già subito in passato. In bocca al lupo per il lavoro, allora. Grazie.